certo punto è saltato su uno e ha detto: secondo me Andreotti è bravo. E lì è cominciato il casino. Forse non stiamo parlando della stessa persona, non ce ne saranno mica due. Che Andreotti sia bravissimo, io questo l'ho sempre saputo, che sappia fare il suo mestiere, questo è chiaro, è già lì da un po'. Però che viceversa, da un certo punto in avanti è stato sempre meno chiaro, e quali sono quelli bravi e quelli no. Come si fa a distinguere, i capaci? Una volta erano bravi quelli che la pensavano come te, e per quelli che la pensavano come lui, Giulio era bravissimo. Ora è bravo per tutti, anche per quelli che non la pensano come lui. E già, perché questo spappolamento generale, politica, cultura, spettacolo, tutto, non sono le idee che contano, no, non è la visione delle cose, no, non è la qualità dell'impegno, no, è l'astuzia del mestiere che conta, è la bravura, ma che dico, la bravura, che conta, è l'audience. Si fanno le statistiche, i sondaggi di opinione, le indagini di mercato, e alla fine Pippone! Chi è in testa è il più bravo. Pippo Baudo è primo da 220 settimane. Craxi resiste al secondo posto, incalzato dalla Carrac in netta ascesa. Poi Tigua è stazionario. Seguono Spadolini e Carmen Russo a pari diretto. Ma sì, è inutile stare guardando per i sottili. È inutile stare a valutare la gente per quello che dice, per quello che fa, per come si comporta. Ma chi se ne frega? L'importante è l'inizio d'ascolto, l'importante è aver dietro le masse. 5 milioni! Guarda che c'è un ragazzo giovane, nuovo, preparato, molto bravo. Ma chi lo conosce? 10 milioni! 20 milioni! Avrei avuto un'idea interessante, nuova, stimolante. Ma chi lo che gli riporti? 30 milioni! Ma veramente? 40 milioni! Ma fatemi parlare, per Dio, statemi a sentire! Zitto, zitto, che non sei nessuno! 50 milioni! 60 milioni! Tutti! Forse c'è ancora qualcuno nascosto da qualche parte che ha ancora il coraggio di pensare che una cosa sia bella o brutta indipendentemente dal successo che ha. Però si deve essere nascosto molto bene, perché è difficilissimo incontrarlo. Per il resto non è bello ciò che è bello ciò che ha audience.